Ringrazio innanzitutto i miei figli che in questa occasione, come L'Italia sempre, è il paese mi che hanno amo. Circondato di Qui ho le cure mie e radici, di amore. Le mie speranze e i miei orizzonti. Che hanno illustrato Qui ho imparato le mie ragioni. Da mio padre e dalla vita Ringrazio tutti gli amici il mio del mestiere popolo, di imprenditore. Della libertà e della Lega. Qui ho anche sono preso sempre stati vicini, la passione per la libertà. Stima e affetto. Ho scelto di scendere Ringrazio in campo, di cuore tutti gli italiani di occuparmi della che mi cosa hanno pubblica, e che perché mi hanno non voglio vivere in un paese illiberale, messaggi, governato da forze immature e da uomini legati a doppio La filo sentenza di oggi a un passato mi politicamente nell'opinione ed economicamente che una fallimentare. Parte della magistratura nel per poter paese compiere questa si è diventato nuova un soggetto scelta irresponsabile, di vita, una variabile incontrollabile ed incontrollata, le mie dimissioni da ogni carica da ordine dello Stato, nel gruppo cioè che ho fondato. Magistrati non eletti dal Rinuncio popolo, dunque ma selezionati al mio ruolo semplicemente di editore attraverso e di imprenditore un concorso, come tutti i per mettere pubblici, la mia esperienza a un vero e tutto e il mio impegno potere a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. Permanentemente la vita so politica quel che italiana, non voglio dalle inchieste e insieme con i molti italiani fino che mi hanno oggi. Dato la loro fiducia, dal so anche quel che voglio e, 93, e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza dall'azione con tutte le forze liberali e democratiche che, ha preteso che sentono di il dovere di civile rinnovamento di offrire al Paese di una un'alternativa credibile etica, al governo delle sinistre e dei fuori comunisti. Gioco con i loro leaders, la vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai mezzo secolo e l'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Il mantenimento mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Da quel momento, il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali. A partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. Della cosa pubblica, l'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi, gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. A una serie incredibile quegli obiettivi di accuse, e quei valori processi, che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti per quanto riverniciati e riciclati nel mondo civile. Ne si vede e anche gli ultimi come giorni a questa regola elementare potrebbe fare eccezione sui giornali soltanto che sostengono la sinistra. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese. Non portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra appunti con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate. Dicono di essere diventate liberal-democratiche. Ma non è vero. I loro uomini sono sempre gli stessi, la loro mentalità, la loro cultura, i loro più profondi convincimenti, i loro comportamenti sono rimasti gli stessi. Non credono nel mercato, non credono nell'iniziativa privata, non credono nel profitto, non credono nell'individuo, non credono che il mondo possa migliorare attraverso l'apporto libero di tante persone, tutte diverse l'una dall'altra. Un grande gruppo imprenditoriale non sono cambiati.
che ha dato ascoltateli parlare, guardate i loro telegiornali pagati dallo Stato, leggete la loro stampa. Non credono più in niente. Vorrebbero trasformare il paese in una piazza urlante che grida, che inveisce, che condanna. Per questo siamo costretti a contrapporci a loro. Perché noi crediamo nell'individuo, nella famiglia, nell'impresa, nella competizione, nello sviluppo, nell'efficienza, nel mercato libero e nella solidarietà, figlia della giustizia e della libertà. Se ho deciso di scendere in campo con un nuovo movimento e se ora chiedo di scendere in campo anche a voi, a tutti voi, ora, subito, prima che sia troppo tardi, è perché sogno a occhi bene aperti una società libera di donne e di uomini dove non ci sia la paura, dove al posto dell'invidia sociale e dell'odio di classe stiano la generosità, la dedizione, la solidarietà, l'amore per il lavoro, la tolleranza e il rispetto per la vita. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Forza Italia. Ciò che vogliamo farne è una libera organizzazione di elettrici e di elettori di tipo totalmente nuovo, non l'ennesimo partito o l'ennesima fazione che nascono per dividere, ma una forza che nasce con l'obiettivo opposto, quello di unire, per dare finalmente all'Italia una maggioranza e un governo all'altezza delle esigenze più profondamente sentite dalla gente comune. Ciò che vogliamo offrire agli italiani è una forza politica fatta di uomini totalmente nuovi. Ciò che vogliamo offrire alla nazione è un programma di governo fatto solo di impegni concreti e comprensibili. Noi vogliamo rinnovare la società italiana. Noi vogliamo dare sostegno e fiducia a chi crea occupazione e benessere. Noi vogliamo accettare e vincere le grandi sfide produttive e tecnologiche dell'Europa e del mondo moderno. Noi vogliamo offrire spazio a chiunque ha voglia di fare e di costruire il proprio futuro, al nord come al sud. Vogliamo un governo e una maggioranza parlamentare che sappiano dare dignità al nucleo originario di ogni società, la famiglia, che sappiano rispettare ogni fede e che suscitino ragionevoli speranze per chi è più debole, per chi cerca lavoro, per chi ha bisogno di cure, per chi dopo una vita operosa ha diritto di vivere in serenità. Per modernizzare il paese, un governo e una maggioranza che portino più attenzione e rispetto all'ambiente, che sappiano opporsi con la massima determinazione alla criminalità, alla corruzione, alla droga, che sappiano garantire ai cittadini più sicurezza, più ordine e più efficienza. Della sua libertà. La storia d'Italia, come sempre, la nostra storia, è una svolta. Far uscire da imprenditore, da cittadino e ora da cittadino che scende in campo e questa sentenza senza nessuna timidezza, ma con la determinazione e la serenità che la vita mi ha insegnato, vi dico che è possibile farla finita con una politica di chiacchiere incomprensibili, di stupide baruffe e di politicanti senza mestiere. Se sapremo davvero, vi dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno, quello di un'Italia più giusta, più generosa verso chi ha bisogno, più prospera e serena, più moderna ed efficiente, che sia protagonista in Europa e nel mondo. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano.